È Super RG Ticino che si impone per 5-2 in casa con il Pondonnaz, centra il quinto risultato utile consecutivo e consolida il terzo posto in classifica. La squadra di Carobbio impone fin da subito il proprio gioco. La prima occasione degna di nota capita al decimo. Zaccariello si inserisce in area, riceve e prova la conclusione al volo con il sinistro, respinta però da Siamatas. Due minuti dopo, i Verde Granata sbloccano il punteggio. Bella imbucata di Siciliano per Parravicini, che arriva tu per tu con il portiere e con il destro infila in rete, firmando il vantaggio per i suoi. Passano pochi minuti e al quarto d'ora l'RG Ticino raddoppia. Longhi serve una gran palla nello spazio per Cominetti, che arriva sul fondo e mette al centro per Parravicini, che sottoporta in sacca. Doppietta personale per lui e 2-0. Si gioca a senso unico e al 19esimo arriva anche il terzo gol. Sansone riceve largo a destra, si accentra e con uno splendido sinistro dal limite fulmina il portiere avversario. Al 22esimo il Pondonnaz trova a sorpresa il 3-1 con un tiro dalla distanza di Torromino che beffa Rasser che non riesce a controllare. I vallostani si vedono di nuovo al 26esimo con un destro da fuori di Maugeri, grande parata di Rasser che in tuffo salva in angolo. L'RG Ticino riprende poi subito il comando e al 34esimo va nuovamente a segno. Cominetti dalla sinistra penetra in area, con un numero evita l'avversario e poi con una rasoiata con il destro mette dentro per il 4-1. Prima del riposo c'è ancora tempo per il destro dalla distanza di Poesio al 38esimo, parato in tuffo da Siamatas. La ripresa si apre con un'altra occasione per i Verde Granata dopo due minuti. Poesio calcia dal limite con il destro, pallone di poco fuori. Non vuole accontentarsi l'RG Ticino che si rivede al quarto d'ora. Gonzales serve Colombo in area che ci prova con il sinistro, il portiere in uscita si oppone. Al 22esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gonzales, Poesio si coordina e calcia al volo di prima intenzione con il sinistro, trovando uno straordinario gol che vale il 5-1. Nel finale poi, al 43esimo, gli ospiti trovano il 5-2 con un tiro da fuori di Argento che rende meno amaro il passivo.